Giorno, un giorno, un giorno. Mi sono fissato con questi panorami così. Sì. Giorno. Buongiorno. 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 Vai che arrivo. Vi ricordo che siamo in diretta. Sappiatelo. Come state? Bene, bene, una bella giornata. Ma che bella giornata. Stamani iniziamo con un focus. Oh, il 2005 sono messo il previsto. Ma ascolta, sicuramente che bisogna si mettono d'accordo, perché no, poi. Ma può darsi anche che sulla costa si sta anche così. Insomma, tra noi, dai. Non è che ci si può lamentare più di tanto rispetto, diciamo, al passato. Vedi? Senti, fai gli onori di casa, c'è gente che ci sta seguendo. Sì. Racconti. Andiamo a signora Mascio. Susanna, guidato Elba Rifiuti Zero. Oh. Elba Rifiuti Zero, perché ne sarebbe tanti a buttarsi, io bella, tu sapessi quanto. Senza riciclare, proprio. Senza, a secco. Dagli fuoco. Io. Inceneritore, dov'è? È polvere. Ricordiamo che, buongiorno Luciana Mari, ricordiamo che c'è sempre la polemica accesa su questo Elba Sex. Cioè, polemica accesa su Elba Sex. No, ancora non sanno cosa sono le relazioni internazionali, 18 milioni rotti, e ieri sentivo tutti, sono pezzi di esperti. Nessuno sa cosa sono. Ora mi informo, ma come mi informo? Dico, abbiate pazienza, amici vicini e lontani. Lontani, ma dice, la regione hanno detto, abbiamo scritto 18 milioni e mezzo, ma abbiamo chiamato quel capitolo di relazioni internazionali. Ma cos'è? In pratica però io mi sono formato, dovrebbe essere tutte quelle iniziative atte a valorizzare le nostre aziende toscane sulle esportazioni internazionali e attrarre investimenti dall'estero verso la Toscana. Perfetto. Capito? 18 milioni e mezzo. Hai fatto una di quelle super scazzo di nemmeno il Conte Mascetti. Ma è così, Perfetto. È così. Benissimo. Vai avanti. Perché sta donna si è alzata così presto stamattina e è venuta qui da questi due brutti? Ma io mi alzo sempre, credo. A che ore ti alzi? Alle 7, anche 6 e mezza. Buono. Chiede il nome del popolo italiano, le firme. Le firme. Su le referendum sociali, che nessuno meno male sa, perché come so non pubblicizzano. Sì, chi non va su Facebook non sa niente, insomma è sempre lo stesso discorso. Domani cominciamo la raccolta di firme per i nuovi quesiti referendari per il prossimo anno, quindi facciamo le firme adesso per poter fare il referendum il prossimo anno. Sugli inceneritori, perché gli inceneritori sono diventati interesse strategico nazionale, il che significa che il governo ha intenzione di andare verso gli inceneritori e non verso la raccolta differenziata, quindi bisogna ribadire, diciamo, il concetto. Tutto. Vogliono bruciare tutto. Ah, se ne vuole. Cioè, non deve stare differenziata. Allora, se qui ci metti la plastica, qui ci metti l'umido, qui, cioè, perché fa sta fatica? Piglia il pattume come una volta, lo butti dentro la stufa, ed è fuoco, quello che brucia, quello che esce, ma che ce ne frega, una volta che è nell'aria, il vento lo sposta un po' di qua e un po' di là. Un po' di così qua. Noi respiriamo un po' più. Hai capito? Dici così è una merda, un po' di. Siamo avanti, capito? Sì, sì, poi c'è una grossa incongruenza che è quella che a parole dicono di incentivare la raccolta differenziata, poi a fronte di contratti con le imprese che chiaramente costruiscono gli inceneritori, per poter ammortizzare l'impresa, quindi l'investimento, hanno bisogno almeno di 25 anni di monnezza da bruciare, e quindi una buona parte della differenziata va comunque conferita agli inceneritori, che è gravissimo, chiaramente, insomma, c'è anche una piccola presa in giro nei confronti delle persone che fanno per bene la differenziata. Quindi noi, insomma, vogliamo che si ritorni un attimino su quello che era prima l'intento del governo, e quindi di rafforzare anche qui tutto un discorso di riciclo, economia circolare, quindi da materia prima a tutto il ciclo, e tornare alla materia prima, quindi.
con l'economia virtuale, di cui la Toscana è ai primi posti, perché noi abbiamo... Dove sta Toscana? La Toscana è una regione italiana. Però io sono contento, io sono contento di essere Toscana. Sì. Siamo ai primi posti. Io sono contento di essere. Sempre meglio che essere. Io sono contento di essere laziale, vano, però... non laziale della squadra, ma sì. Vabbè. E poi non solo inceneritori, che insomma per me sono la cosa principale in quanto comitato del Bari Rifiuti Zero, ma anche. Daniele Palmieri dice Buraccio. Buraccio. Anche trivelle oltre le 12 miglia. Chiediamo. No, è un'altra cosa perché. Finora sono stati... Non l'hanno capita finora, quindi... No, finora hanno impedito nuove perforazioni entro le 12 miglia. Noi chiediamo di impedire le perforazioni anche oltre le 12 miglia, quindi di impedirlo a tutto il Mediterraneo. Questo è il nuovo referendum del prossimo anno. Così vediamo di scavalcare anche quest'altro, no? Speriamo. Diciamo, stavolta l'ha presa larga, è partita un anno prima, no, in modo che non ci avete scusati di... No, questo non lo sa nessuno. Buongiorno Vichingo. Lo chiedono tutti, ma per poter fare il referendum adesso bisogna prendere e raccogliere le firme un anno prima, perché tra che raccogliere le firme, tra i permessi e tutto. La gestazione è lunga. Ed è il motivo per cui molti mollano durante la strada, ci vuole molta costanza sicuramente. Ultima cosa, c'è la petizione sull'acqua pubblica, perché il referendum chiedendo che l'acqua venga ad essere pubblica o perlomeno partecipata, e c'è la legge in Parlamento che è stata presentata, la popolare, che è stata